È commovente il ricordo del sacrificio di un tredicenne, Filippo Illuminato, uno degli scugnizzi delle quattro giornate di Napoli. Ebbe il coraggio di affrontare un autoblindo in piazza Trieste e Trento da solo, attaccando con delle bombe a mano. Venne fulminato da una raffica che lo uccise. Ripristinato a Palazzo San Giacomo il medagliere con le decorazioni dei cittadini napoletani insigniti per comportamenti eroici della massima onorificenza al valor militare. Nomi che hanno intitolato diversi luoghi della città come Ugo Niutta, Luigi Caldieri, Salvo d'Acquisto, Giuseppe Orsi, Nicola e Tullio Porcelli. Qualche anno fa il labaro delle medaglie d'oro scomparve dalla sala, chiamata appunto delle medaglie d'oro. Se ne perse nel tempo non solo la collocazione ma la memoria. Fortunatamente ora ritorna. Quella che oggi è detta Sala Giunta si chiamava un tempo Sala delle Medaglie d'Oro perché qui era custodito lo stendardo con le decorazioni originali. Fino agli anni 60 il labaro delle Medaglie d'Oro a valor militare accompagnava il gonfalone cittadino nelle massime ricorrenze civili e militari. Era portato da valletti municipali in uniforme di foggia ottocentesca. Il drappo azzurro raduna le medaglie conferite dal 1866 al tenente di vascello Emeric Ruggero Acton fino al capitano dell'aeronautica Marco Rigliaco abbattuto in volo nel 1992 durante la guerra nella ex Jugoslavia. Altra toccante testimonianza è quella di Guglielmo Iervis, ingegnere napoletano impiegato in industria meccanica al nord Italia. Dopo l'armistizio del 1943 aderisce alla lotta partigiana. Organizza bande partigiane sulle montagne del Piemonte ed è addirittura l'organizzatore del primo lancio paracadutato di armi da parte degli alleati ai partigiani nel nord Italia. Nel 1944 viene catturato dalle SS tedesche e viene trovato in possesso, oltre che di materiale propagandistico, anche di ordigni da sabotaggio. Verrà torturato per giorni, ma non farà i nomi dei suoi compagni. Sarà poi fucilato. Era di Comunione Valdese. E nella Bibbia che gli fu trovata indosso si lesse ciò che aveva inciso con uno spillo: non piangetemi, non chiamatemi povero, il mio è stato un sacrificio per un'idea.